Maurizio Costanzo nasce a Roma nel 1938. Eh. È tra i giornalisti più famosi d'Italia. Nella sua vita ha fatto di tutto: televisione, carta stampata, teatro, musica, consulente. Qualcuno dice che è un uomo molto potente. Conduttore televisivo di grande successo, il suo Maurizio Costanzo Show ha fatto la storia della televisione. Nel 1993 la mafia lo vuole uccidere con 70 kg di tritolo. Lui si salva per miracolo. Nella sua vita tante donne, quattro mogli, l'ultima è Maria De Filippi. Buonasera Maurizio, Buonasera, vorrei partire, partire da qui. Questa è una foto del Maurizio Costanzo eh, Show. La riconosco. Intanto, com'è nata l'idea di fare il Maurizio Costanzo Show? Nasce da Pietro Garinei, Garinei Giovannini, e Giovannini. Io lavoravo un po' con loro come autore teatrale e un giorno ho detto a Garinei, ma perché non facciamo nella Hall del Sistina una che fa le carte, quelli che aspettano di entrare in teatro, no? poi poi un'altra cosa, un'altra cosa. Lui ci ha pensato un po', dopo un paio di giorni e mi dice ma perché non lo fa in teatro a Sistina? Il Costanzo Show comincia il lunedì a Sistina, lunedì i teatri sono chiusi in a Sistina. Ed è stato un grande debutto ovviamente. Da quello, dato che funzionava, arrivammo al Parioli a farlo sempre settimanale. Poco dopo Berlusconi mi propose di ti fare un contratto di esclusiva, tu me lo fai il quotidiano ed è nato il quotidiano del Costantino. A proposito di Berlusconi, io ho letto un'altra cosa, Berlusconi voleva imporle la cravatta, o sbaglio, sì, sì, sì. e lei? Io non l'ho messa, però sempre perché il canale 5 io ho fatto un programma che si chiamava Buona Domenica per alcuni anni. E per farlo contento, a buona domenica mettevo la cravatta. cosa Costanzo ciò no. Senta, come editore Berlusconi è mai intervenuto? No. Per, nemmeno per suggerire degli ospiti o... Sì, ma una volta mi pare ragazza, un pittore... Ragazza, qualche ragazza, eh? parlando, parlando di Berlusconi, qualche ragazza. No, sinceramente a me no. Qualche, un pittore me lo ricordo e uno scrittore, però non nippoli... Beh, però allora non era ancora... Io lo intervistai da politico quando diventò politico, certo. ecco. Senta, io ricordo la prima puntata, se non sbaglio, erano ospiti Paolo Villaggio, Eva Robbins e Paola Borbone. Esatto, Borboni. Borboni, sì. esatto. Come andò quella prima puntata? Beh bene, la facevamo in un teatrino eh, vicino Labaro e alla microstampa, insomma, c'era una saletta, bene. Nessuno di noi era consapevole di quello che stava facendo, diciamo la verità. Perché e... E... Sì, Paola Borboni, io infatti nel mio ufficio ho una fotografia grande con Villaggio io e la Borboni, perché fu la prima puntata. Ne ho fatte credo 4.540. Sì, ho anche letto che lei alla fine ha intervistato più di 45.000 persone e qua siamo solo sì, a 60. 60.000. Sì. A proposito di Villaggio, eh. fondo Villaggio è diventato Villaggio, l'ha un po' scoperto lei, lei voi avete scritto sì, insieme. Giappone. Per caso, no, no, non racconti. Io ero a Genova eh, con un mio spettacolo di teatro e come autore. E Luigi Squarzina, che insieme a Ivo Chiesa eh, dirigeva il teatro Stabile di Genova, mi disse: se non riparti, vai al teatrino di Via Marzala stasera a vedere uno strano, un dipendente lì dal Sider che era villaggio. Talmente mi invaghii che rimandai la partenza. La sera ci vedemmo a cena e gli feci firmare quasi su un togliere di carta il contratto. In quel periodo io stavo trattando di prendere a Roma un cabaret interastevere che si chiamava 7x8, venne e da lì fu l'esplosione. che Si aprivano le prenotazioni alle 5, alle 6, 5.30, alle 5.40, era esaurito. Lì vennero alcuni dirigenti della RAE di allora e lo portarono con me a Milano a fare eh, la domenica pomeriggio. E lì lui fece caranze, fece tutti i suoi personaggi, ma io non dimenticherò mai al 7x8 Ennio Flaiano, Ercole Patti, ridere a villaggio alle lacrime. Ecco. Senta, torniamo al Maurizio Costanzo Show. Io vorrei riuscire a capire qual è stato, secondo lei, il segreto del successo e della longevità di quel programma. Allora, lo dico subito, ci provo. L'alto e il basso è quello che io chiamo il fritto misto, cioè... Metti, metti la vita un politico una storia di cronaca un attore un personaggio nuovo che comincia mischia tutto e quello perché ognuno possa trovare qualcosa che gli interessa se fai solo un talk politico interessa solo a quelli che seguono la politica e se fai un talent metti tutti i cantanti quindi è il fritto misto è l'alto e il basso cioè fare una cosa più difficile quando viene sgarbi era già più alto. Sì, perché... poi parliamo di Sgarbi. Ah, ecco, Però io adesso, guardando negli occhi, le voglio credere, chiedere di confessarsi e di essere sincero. Tra i tanti personaggi che ha lanciato, ce n'è uno di cui si è pentito. Voglio un nome. No, è... il non nome è... che le potrei dire? No, sinceramente no. Quello che mi dispiacque, ma poi si è ripreso, fu che quando io celebrai i vent'anni una grande festa al Paglioli eh, dove c'era chiunque l'unico che non venne che era nato a Paglioli fu Valerio Massandrea però poi la cosa si è superata questo Senta, arriviamo invece a Vittorio eh. Scarpi tutti ricordano quella famosa sera in cui Vittorio Scarpi augurò la morte al grande storico dell'arte mm. Federico Zeri. No, ma il precedente invece il suo debutto fu che non so chi me l'aveva segnalato come critico d'arte e io avevo quella sera una eh, professoressa di liceo poeta eh? e, e lui gli diede eh, della stronza se non eh? sbaglio gli diede, diede, sì, diede della stronza, stronza era, eh, che era una parola che allora in televisione non Dianello, si allora, era Vianello, Raimondo Vianello allora c'era questa professoressa diceva una poesia Raimondo Vianello e gli sgarbi e Io mi sono accorto mentre facevo la poesia che eh, Sgarbi sfogliava una rivista. Quindi. Quando finì, Michelangelo disse, perché non chiedi al professore che ne pensa di queste poesie? Lui espose la sua idea negativa, lei gli diede dell'asino e lui della stronza. Senta, ma Sgarbi, secondo lei, sarebbe stato Sgarbi <ride> anche senza Maurizio Costanzo Sciò? Io penso di sì, perché reputo che Sgarbi sia intelligente, pazzo, quello che vuole. Eh, L'altro anno ci siamo rivisti al Costanzo Show, lui ha detto una cosa: io non me l'affanculo, tanto per stare sullo stesso livello. Piano. Però c'è un buon rapporto rimasto negli anni. Non lo so, io, io penso sempre che chi ha qualche qualità alla fine esce. Ecco. Senta, io ricordo un faccia faccia, un programma dedicato per lelezione del Sindaco di Roma tra Francesco Rutelli e Gianfranco Fini. si sono sfidati. Sbaglio, però lei era anche consulente di Rutelli. No, io insieme a Paolo Gentiloni e ad Ermete Realacci, eravamo quelli che abbiamo aiutato Rutelli in amicizia, senza avere un centesimo, a diventare sindaco. E quindi fu un bel confronto quello là. Eh, fra... Ma non è complicato dal punto di vista, insomma uno sostiene uno dei due contendenti, cioè non... Vede... È difficile, perché cioè, uno no. ha più simpatia eh. per uno dei due. Se io ho più simpatia per Rutelli, anche se poi negli anni con Fini è venuto altre volte. Perché Fini così. allora glielo rinfaccio, sbaglio, durante il programma. No, non tanto Fini, me lo rinfacciò. Eh, come si chiamava, Storace? Ah, Storace, cioè. Certo. Era il suo ufficio stampa, dietro le quinte me lo rinfacciò. Senta, sempre... e mi Senta, se erate due contro uno, io direi, ah, frecce, no, perché... Eh, quindi... Senta, io mi ricordo una cosa, quando uno scriveva un libro voleva andare al Maurizio Costanzo eh sì. Show perché il giorno dopo finiva nelle vetrine di ogni libreria d'Italia. È vero. Cioè, lei faceva vendere i libri. Eh sì, sì, una cosa della quale mi compiaccio molto, vi racconto un episodio sì. che riguarda Andrea Camilleri. Io, in genere, facevo vedere i libri. no? Venne Andrea Camilleri che ha pubblicato per Sellerio Ladro di Merendine. E io dissi: per la prima e unica volta leggete questo libro. Se non vi piace, vi ridò i soldi. E decolò Camilleri. <ride> Poi venne altre 15 volte e avevo visto giusto. Però, ecco. eh certo. Senta una curiosità: non credo di saperlo. Ma lei, perché prima della pubblicità, uh, anzi, i consigli per gli acquisti si diceva, uh, metteva sempre un quadro di Botero? Perché mi piaceva molto Botero perché la scenografia che avevo assomigliava a Botero. Poi invitai pure Botero perché abitava nella Lucasia e perché. Io ho delle cose di Potere a casa che ho comprato, mi piace molto questi volumi. Eh, quindi facevo vedere il quadro, non solo di Potere. Gli ha regalato un quadro? Confesso. No, niente, non con disegno. No. <ride> Uomo irreconoscente e ingrato. Eh, però io avevo una, un coautore, Alberto Silvestri, che poi è venuto a mancare, eh, che amava molto l'arte. Abbiamo fatto a lungo. Prima dei consigli per gli acquisti, un quadro per promuovere senza. Vediamo cose più tragiche. Questa è la foto um, del suo attentato. Ma prima mm. raccontiamo ai più giovani telespettatori. Mm. Siamo all'inizio degli anni 90. Il suo programma fa conoscere la lotta a cosa nostra al grande pubblico. Lei invita Falcone, Falcone, Libero Grassi, che era un imprenditore palermitano che denunciava il pizzo e poi fu ucciso. Poi uh, invitò anche no, parenti porco. di mafiosi. E a... tutto con, dopo Libero Grassi mi chiamò Michele Santoro. Mi disse, Facciamo una puntata lui con Samarcanda, io con Costanzo su Sul Libero Grassi, io feci venire um, Falcone, poi feci una puntata addirittura a Palermo dove c'era, mi pare, la sorella di Falcone. Poi ho feci uno speciale quando... Fu la, quella famosa puntata in cui si alzò a Cuffaro, sì. protestando no. e lei lo chiamava puffaro. onorevole Puffaro. Puffaro, <ride> puffaro, sì. Non mi ricordo se era lì, forse era lì, si era Puffaro, sì. Sì. A Cuffaro, sì. E, e, e poi gli andai a fare uno speciale quando fu ucciso Borsellino e dico la verità ancora ciò nelle narici l'odore della polvere da sparo. E io quindi mi occupai di mafia. Lei a un certo punto arrivò a augurare alla uh, morte, un tumore, a dei boss in carcere, e ho letto sì. che da quel momento in poi cominciano ad arrivare delle lettere anonime. Sì, C'era la Cosa mia, testa, mia testa su un vassoio, io le passavo a che devo fare, Ma si racconta, era scritto il fatto, si raddodice che il magistrato che Messina Denaro Venne Il boss Messina Denaro, uno degli dei colpevoli latiagnano. delle stragi, la Venne al pariello a vedere come fare l'attentato. Ma tutto nasce perché Totorina disse: Questo Costanzo mi ha rotto i coglioni. Allora vennero a Roma. Pensavano uno dello spettacolo: la televisione. Cioè, via Veneto, i magistrati bravissimi di Firenze trovarono gli scontrini. Si erano comprati dei vestiti nuovi, eccetera. Mi seguono. Quel giorno, per mia fortuna, io andavo a trovare che stava male il ministro degli interni, Scotti. Videro che sotto Casa di Scotti era il ministro degli interni, c'era una cabella della polizia, hanno detto, non se lo fa l'attentato a casa. Se lo facevano a casa mia ero morto, era una sventagliata di mitra e via. Poi, invece, fuori del Parioli, la fortuna, perché serve la fortuna, è che io quella sera avessi cambiato macchina perché non andava bene quella che c'avevo. Quindi l'incertezza, sarà lui o non sarà lui, nel premere il pulsante e far esplodere 70 kg di titolo, ha salvato la vita a me, a quella che doveva diventare mia moglie, all'autista e al cane. Quindi. Senta, lei in un'intervista ha detto una cosa molto vera. Dal 93, la mafia non ha più fatto attentati. È noto che la mafia smette di sparare quando si trova un accordo. Certo, evidentemente fa affari con pezzi deviati dello Stato. C'è stata anche una sentenza, uh, eh. che effetto le ha fatto lei leggere una sentenza, seppure provvisoria, che dice che la mafia in quel periodo trattava con pezzi dello Stato o con lo Stato? Sì, non mi ha fatto piacere, <ride> che devo dire. Però io sono convinto, se lo stragismo è finito... Perché evidentemente la mafia che non è finita, qualche affare lo sta facendo. Senta, in o quella sentenza. ma la Camorra, queste cose sono connaturate a questo paese. Io eh. voglio sapere un altro suo sentimento. Sempre in quella sentenza c'è scritto che Marcello Dell'Utri, dopo essere stato condannato in primo grado, per, in definitivamente per fatti di mafia, è stato condannato in primo grado per essere uno dei, secondo i giudici, i protagonisti della trattativa. Uh, che effetto le ha fatto leggerlo dopo averci lavorato insieme per tanti anni nella stessa azienda? Un po' impressione. Poi, non so, io sono portato a pensare bene in genere. Poi so che lui è stato male, sta male, insomma. Che è Un po' impressione, sì. Un reto pensiero le è mai venuto? Chissà se sapeva. No. No, 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 sì, me l'hanno detto in tanti. Ci furono dei pentiti che dissero che... Cioè, cioè. Io ne parlai anche con il presidente della Camera, che era un ex magistrato, Violante, però non sono voluto andare mai a fondo, diciamo. Per. Questo è Silvio Berlusconi. Ecco Ci racconta il primo incontro con Silvio Berlusconi. Il primo incontro con Silvio Berlusconi è stato... Lui abitava a Roma in un residence... Io facevo là, ho fatto Bontallora Aquario grande Italia e non mi bisogno andai lì a trovarlo e mi fece la prima richiesta di passare su Canale 5. Premetto, io fui il quinto a passare, perché Mac, buongiorno. Corrado Mantoni, Sandra Mondagna, non dovevi io. Ma io dissi no, sto bene dove sto. Mi invitò a Portofino dove mi fece arrivare alla fine anche Carlo Freccero che dirigeva Italia 1. E fu molto come dire, coinvolgente, non posso negarlo, perché è bravo. Ecco. E io dissi ancora no, dopo poco ho ceduto. <ride> Senta. Berlusconi dice di essere stato un perseguitato dai giudici, altri invece dicono che si è salvato facendosi leggi su misura. Secondo lei come stanno le cose? Grande simpatia dei giudici nei suoi confronti non, non si è manifestata. Ecco. Questo va detto. Che poi ci sia qualche legge, un po' così, però a memoria tu ti ricordi, lei si ricorda, di qualche primo ministro o qualche partito che non ha fatto una legge un po' di comodo no assolutamente eh, allora no sarà una storia che le sue, diciamo che lui eh, tendeva ad esagerare Attendo, sì c'è stato un momento complicato eh. con lo spread che saliva vabbè. senta parole di confalonieri mm. la verità è che se Berlusconi non fosse entrato in politica se non avesse fondato Forza Italia noi oggi saremmo sotto un ponte o in galera intervista repubblica <ride> Dice la verità. Ma a Fedele era, non pensi che eh, ragazzetti, Fedele e Confagliere e Silvio Berlusconi andavano a vedere le partite del Milan e si divertivano a fare la formazione. Poi tanto per essere contenti si sono comprati il Milan <ride> per fare la, la formazione. Che devo dire, io conosco Confagliere da una vita, da quando sto lì. Quindi, da tanto, da 40 anni. Boh, non lo so, perché non glielo chiede? Faccia una confessione. Mi piacerebbe farmi. molto. Glielo eh. chiedere se accetta, la faremo. Eh. Senta, tra il 92 e il 93, Berlusconi ad Arcore, uh, riuniva i direttori, i suoi dirigenti, eccetera. <ride> Abbiamo letto dappertutto che c'erano due fronti, c'era lei, con Confalonieri, Letta, Mentana, poi c'erano i direttori de del TG, si discuteva la situazione politica, uh -huh. lei, Letta e Confalonieri, eravate contro la sua discesa in campo. Sì. Dellutri e Cesare Previti, poi condannato uh -huh. per corruzione giudiziaria, spingevano. Ci racconta uh -huh. un po' queste riunioni. Sì, quel progetto era questo. Poi io mi ricordo molto un ultimo incontro, a Varcore. C'era Mentana, c'era Letta appunto, c'era Giuliano Ferrara, tutti i direttori di rete e, e di telegiornale. Federico e lui... Orlando, anche eh? Federico Orlando, se non sbaglio. No. Ah, può essere, può essere, questo non me lo ricordo. E lui annunciò la sua discesa in campo. Finita questa cosa, io prima di andare via mi appartai con lui e dissi: Guarda, io non ti voterò mai. Ma non parlerò male di te. E così è stato. Sono passati un po' di anni. Com'è stato come politico Berlusconi? Che gli devo dire? Dovremmo fare un discorso lungo. Come sono i giallo-verdi come politici? Un discorso lungo. Mica eh, eh, Allora. Di eh. uh. no, Zingaretti sono contento. Certo. Sì. Anche Senta. se dicono che ha vinto perché il fratello è Montalbano, però lasciamo bene. Per. Senta, ma è vero che lei ha insegnato a Massimo D'Alema come stare in tv, ho letto? No, Massimo D'Alema era, eravamo amici e ci vedevamo per un periodo di tutti i lunedì quando lui era segretario del partito a Botteghe Oscure e lui mi chiedeva dei consigli su come parlare in pubblico, ma io in realtà prima di questo... Ho fatto per alcuni anni, avevo una società che si chiamava Comunicazione. E più facevo corsi di parlare in pubblico a manager, a grandi industriali, eccetera, ma anche a personale di sportello dell'Italgas e dell'Enel, per esempio. Cioè, come rapportarsi col pubblico. È stato un mio lavoro serio, che ho fatto per più di dieci anni. Quindi lei insomma, ha fatto tante consulenze, alcuni anche a politici, eccetera. Um, non c'era un rischio, non perceveva no, un rischio... Mandarema non c'era nessuna consulenza, c'era amicizia. Beh, però a grandi aziende anche, ho letto, eccetera, sì, telecom. Sì, ma non politici. Certo, ma... No, ecco. Si è mai posto il problema che si potesse sorgere un conflitto di interessi tra questi due lavori? In fondo lei faceva il giornalista. Sì, 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 però eh, il... il insegnare a parlare, il public speaking, insegnare a parlare in pubblico... È difficile che lo faccia un geometra, certo. Quindi deve fare uno come lei, come me, che fa giornalista, no? Eh. Senta, questo è di Ciocelli. Ah, Parliamo eh, della P2. Eh, certo. uh, quando vengono scoperti gli elenchi, uh -huh. lei inizialmente nega l'appartenenza alla uh -huh. loggia, poi in un'intervista a panza ammette. E dice una frase che mi ha colpito: Sono stato un cretino. No, di piace di più. Un gruppo di farabutti e di cretini come me. Uh -huh. Innanzitutto, perché un cretino? Un cretino perché non me ne sono accorto. Perché sono stato molto leggero. Perché era in una stagione della mia vita, ero piuttosto giovane, dove pensavo così, vabbè, sì", cioè non avevo nessun tipo di, di attenzione e quindi sono stato un cretino. E sono stato però felice di aver telefonato a Scalfari che diceva dirigente della Repubblica dicendo mi ospiti, mi fai fare un'intervista lui mi fece fare l'intervista a Panza e lì mi sono liberato, sono stato ampiamente insultato da altri della lista per aver fatto l'intervista. Ma Non me ne frega non niente. Non solo insultato. Io ho addirittura letto che la persona che l'aveva introdotto, che era un medico, Fabrizio Trecca, sì, che poi sì. aveva un ha avuto un programma di televisivo sempre su Mediaset, l'avrebbe aspettato sotto casa per cercare, come si dice a Roma, di corcarlo. È vero? No, no, quello non è vero. Era il mio medico, che purtroppo è scomparso anche lui. No, eh, lui. Eh, sì, non rimase contento, ecco. Ecco, ma non questo. Non, non, no, perché la trovavo molto divertente. No, non rimase contento. Senta, Può spiegare oggi come lo spiegasse ai suoi nipotini, dal suo punto di vista, cos'era la loggia P2? La loggia P2 era massoneria. Eh, bisognerebbe documentarsi su cos'è la massoneria. Esiste ancora oggi in un piccolo centro il notaio è massone, il farmacista è massone, i potenti, gli importanti sono massoni. È difficile che un muratore, che uno stalliere siano massoni. Quindi la massoneria è questa. Lei sa che Garibaldi era massone, che Massini certo. era massone, quindi questa è la massoneria. Sicuramente quella di Gelli è stata una devianza della massoneria ma c'era anche tutti i servizi segreti dentro c'era certo. qualunque io vorrei dire e mi prendo la responsabilità che non è che togliendo la p non ho tolto la massoneria la massoneria c'è ancora ci sono sicuramente dei notai dei giornalisti di quello che gli parla lei che sono massoni poi le dirò di più è stato un errore ma sono contento di aver fatto un errore, chi non fa errori, l'importante dagli errori è uscirne. Questo è Matteo Renzi. Cosa ha ehm. sbagliato questo ragazzo, questo uomo? Tante. Matteo Renzi è incredibile come lui sia riuscito a rovinare un castello che aveva costruito in maniera egregia. Sai che c'è che se uno pensa e dice arrivo e sistemo tutto è la volta che comincia a scardinarsi in qualche modo. Devo essere un altrettanto sincero, io non so cosa hanno fatto i genitori di Renzi però non vorrei che ci fosse accanimento nei loro confronti perché sono i genitori di Renzi. Ecco. Senta, secondo lei è finita la stagione di Renzi? Forse sì. Questo è Matteo Salvini. Sì. Recentemente è venuto da lei Matteo Salvini sì, sì. e lei ha detto che non ha mai visto una standing ovation del pubblico così grande ha come ha nel teatro Chiara, Un ministro dell'Interno che canta alba Chiara di Vasco Rossi in un teatro e se non merita una standing ovation lui, lei ha mai visto un ministro interni no. cantare Albachiera no. in Carlo? e quindi è questo. Ma secondo lei perché piace tanto Salvini? Perché? Per, per pensiero, per, eh, naturalmente. Dice le cose che la gente vuole sentire dire, nel bene e nel male. Quindi lui parla, e questo è un rischio che corre, perché lui parla alla pancia della gente. Non è sempre detto che la pancia della gente poi porti a fare cose giuste, però sicuramente... È molto bravo a comunicare. Secondo lei, Beppe Grillo è stato un bene o un male per la politica italiana? Bella domanda, ma inizialmente io ho pensato che fosse stato un bene. Sinceramente, in fondo, aveva indotto un po' la politica. Esatto, a secondo me sì. E io Però... conoscevo Grillo quando faceva televisione. Difficilmente a tu per tu ho riso nella mia vita come ho riso con lui. Detto questo, poi non, non, non sono d'accordo che tutto quello che hanno fatto i Grillini sia giusto, però... Beh, io non sono contro questo governo. Perché l'uno compensa l'altro e quindi c'è un certo equilibrio. Risolveranno il problema della TAV, però insomma, comunque. Eh, però c'è un certo equilibrio. e Poi ho delle persone che stimo che votano Lega, ho delle persone che stimo che votano. Eh, Quindi lei eh, scommetterebbe sulla durata di questo governo? Io un po' sì. Anche perché eh, doveva andare subito alle elezioni, che parla? Sì, no, sì no? non se ne può più. No, eh. La democrazia è bella se si vota sì. nei tempi giusti. Bravo, bravo. Questa è sua moglie. Sì. Ma... Ma... Ma Maria conosciuto. De Filippi. Come fa a essere così brava a fare ascolti? Perché Maria è un'altra... che... Eh, non so come dire... sai, io vedo come si prepara eh, la... c'è posta per delle storie. Lei si immedesima molto nella, nella storia che sta ore e ore a lavorare, a, a riraccontarsela, a rivedere. Quindi Maria, secondo me, ha successo perché lavora molto. Non credo che si faccia successo andando in televisione, cambiando la camicia e ah, Andiamo. No. Senza preparazione non succede niente. Te I risultati tana. dimostrano che è molto brava, ma senza di lei sarebbe diventata Maria De Filippi. Io le ho dato l'occasione, poi penso anche che una persona intelligente rimane intelligente. Io l'ho conosciuta che voleva fare, che era avvocato, lavorava sì. nel studio di avvocato. Poi mi raccontò lei. Eh, che gli era venuta in mente un'idea sull'amicizia per chi giovane. Ma... E io proposi a Canale 5 un format che si chiamava Amici condotto da Lella Costa. Il destino ha voluto che l'anno dopo Lella Costa fosse rimanesse incinta. E quindi l'allora direttore di Can 5, era Giorgio Cori, attuale sindaco di Bergamo, mi chiese ma chi potrebbe farlo? Ho detto proviamo. Fatichiamo per togliere a Maria qualunque accento pavese, <ride> ecco, poi sì, è andata bene. Senta, ma è più brava Maria o lei a fare televisione? Oggi lei. Grazie, Maurizio Costanza, è Grazie stata una voi. bella intervista. adesso è il momento della confessione, sì. lei ha un minuto per guardare in camera Quella. e io vorrei che dicesse qualcosa a sua moglie, Maria De Filippi, ma qualcosa che non gli ha mai detto, iniziando, cara Maria. Allora, cara Maria, tu stai molto attenta alla mia dieta e fai bene perché mi fa bene. Però ti confesso in questa occasione, complice Gomez, che qualche sgarro, a tua insaputa, sgarro alimentare, l'ho fatto.